sicurezza. Noi sono 6 mesi che abbiamo l'alto commissario europeo per la politica estera, lo dicevo prima, la Mogherini, non siamo riusciti a far riunire l'ONU per affrontare la crisi libica, che è una crisi che praticamente sta dentro casa nostra, perché la Libia è come se fosse una delle regioni dell'Italia, proprio per la scarsa distanza che intercorre dalle sue coste. Venerdì sera al Pantheon il partito di Giorgia Meloni ha organizzato una fiaccolata simbolica per dire no agli sbarchi sulle coste italiane. Questa volta però l'obiettivo della protesta non sono solo i tanti migranti che stanno arrivando sulla nostra penisola, ma il pericolo che tra questi ultimi si possa nascondere qualche terrorista dello Stato Islamico. L'allarme di infiltrati jihadisti che, sfruttando gli sbarchi e l'anonimato dei migranti, possano arrivare in Italia è stato lanciato dall'intelligence britannica. La Meloni, intervenuta durante la fiaccolata, ha contestato duramente l'atteggiamento di Renzi e quello del ministro Alfano. Fratelli d'Italia in piazza per dire che l'inconcludenza di questo governo espone gli italiani a una grande insicurezza. Noi riteniamo che in Libia si debba intervenire a sostegno del legittimo governo di Tobruk e a maggior ragione siamo qui per dire che fino a quando non avremo sconfitto l'ISIS bisogna fermare gli sbarchi, perché oggi non sfugge che l'ISIS sa selezionare chi può partire e chi non può partire verso l'Italia e noi non possiamo consentire a dei terroristi di fare la selezione all'ingresso delle coste italiane. Il governo si sta comportando come si potrebbe comportare qualcuno le cui coste sono a centinaia di migliaia di chilometri. Non mi stupisce che non siano particolarmente interessati in questo momento gli Stati Uniti in altre faccende affaccendati, ma noi ci affacciamo sulla costa della Libia. Per noi il rischio è un rischio altissimo ed è un rischio tradizionale e anche diciamo più subdolo come quello che arriva dall'immigrazione e dai barconi. Quindi sì, direi che il governo non sta facendo assolutamente nulla di concreto. L'avanzata dell'ISIS in Libia ha portato il paese sull'orlo di una guerra civile, dove varie fazioni si contendono il potere in quella zona del Nord Africa. A farne le spese, come sempre accade in queste situazioni, sono i tanti civili che vivono con terrore l'ombra di un'ennesima guerra civile. Uno spauracchio che era stato allontanato dopo la caduta del regime di Gheddafi e che ora torna in maniera prepotente.